Per Gesamtkunstwerk si intende opera d'arte totale, un'opera nella quale convergono molte forme artistiche per dare vita a un'esperienza integrale. Nel 1902 a Vienna venne inaugurata la prima mostra concepita come un'opera d'arte completa, nella quale convergevano musica, architettura, decorazione, la pittura e scultura, per rendere omaggio al compositore tedesco Ludwig van Beethoven. La struttura aveva l'aspetto di un tempio secolare, con una navata centrale e due cappelle laterali. Il culmine della mostra era costituito da una statua di Beethoven di Max Klinger, accompagnata da un fregio di Klimt ed altre opere. Durante il vernissage, il compositore austriaco Gustav Mahler eseguì il suo arrangiamento dei motivi della Sinfonia numero 9 di Beethoven. Il grande fregio di Klimt fu realizzato per celebrare la sinfonia e in modo particolare la sua interpretazione da parte di Wagner come incarnazione del desiderio umano di raggiungere la felicità. Occupando tre pareti, il fregio doveva essere letto in successione lineare, proprio come si ascolta un'opera musicale. Il fregio inizia con una composizione minima nella quale tre figure femminili fluttuano al di sopra della terra. L'opera continua quindi con rappresentazioni della sofferenza, dell'ambizione e della compassione, per approdare a una raffigurazione della lotta umana contro le forze maligne, della malattia, della follia, della morte, del dolore e dell'intemperanza. Sull'ultima parete la narrazione termina rappresentando la salvezza attraverso le arti. Un coro celeste accompagna una figura intenta a suonare la lira. I geni riemergono estasiati. Una coppia nuda si abbraccia, avvolta in un bozzolo d'oro. Il loro bacio rimanda a questo bacio a tutto il mondo, del poema Inno alla gioia dello scrittore tedesco Friedrich Schiller, parte del quale fu messo in musica nell'intenso finale della Sinfonia di Beethoven. Questa fusione di espressioni artistiche è un modello esemplare del Gesamtkunstwerk. Klimt realizzò inoltre tre fregi mosaicati per il Palais Stoclet, un edificio eretto a Bruxelles tra il 1905 e il 1911 dall'architetto Joseph Hoffmann, in collaborazione con altri colleghi, artigiani e artisti. Secondo Hoffmann, ogni elemento del palazzo doveva essere in perfetta armonia, come gli organi di un essere vivente. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!